progetto Socialmatic, abbiamo Gaetano Arena, è un friend sponsor del premio. Allora spieghiamo questo, di che cosa stiamo parlando, cerchiamo di spiegare in maniera semplice e comprensiva. Ma vorrei fare una velocissima premessa. In realtà noi l'anno scorso abbiamo partecipato al premio come concorrente in qualità di impresa e abbiamo portato qui Socialmatic, inteso come un nuovo sito web e un nuovo social network. Chiaramente questo percorso è andato avanti anche grazie al premio e al fatto che il mercato in qualche modo ci ha dato delle risposte positive, quindi anche per noi come azienda, e quest'anno abbiamo deciso di non essere concorrenti al premio ma di essere friends del premio, perché ritenevamo giusto in qualche modo riconoscere l'importanza dell'innovazione della rete che Convindustria, grazie al premio, riesce a mettere in qualche modo a disposizione delle imprese locali e non solo delle imprese locali. Quindi, come l'anno scorso abbiamo lanciato in realtà il sito web e poi a gennaio siamo partiti con il social network, oggi noi lanciamo la nuova app di Socialmatic, che è scaricabile dal Google Play Store. Quindi da questa mattina alle ore 11, proprio in concomitanza diciamo all'intervento che ho fatto, è possibile scaricare dal sito web, quindi da Google Play Store, un'app gratis naturalmente per poter fare delle foto, condividere queste foto con il social network, non soltanto con il foto network di Socialmatic, anche con gli altri. Cosa importante, perché poi di sistemi orientati alla fotografia ce ne sono tanti. Cosa molto importante è che questa app, rispetto alle altre app, comunque mantiene quello che è il paradigma importante, cardine dell'applicazione social network di Socialmatic, la possibilità di poter sia stampare, chiaramente con le normali stampanti, inviare una richiesta di stampa a chi possiede sempre questo apparecchio che è stato l'oggetto diciamo del premio della passata edizione, come è possibile pure seguire le fotografie tramite il QR code che ormai abbiamo anche sentito negli interventi precedenti è sempre più in auge nell'ambito del commercio elettronico e non solo, anche per dire semplicemente che ti piace un oggetto, ti piace qualcosa. Quindi con questo scopo siamo andati avanti e continueremo ad andare avanti. Il prossimo obiettivo nostro qual è? Quello di portare questa applicazione anche sul mondo iOS, quindi Apple, e quindi estendere sempre di più la possibilità di utilizzare tramite un normale device, quindi il nostro tablet e il nostro telefonino, questa piattaforma, che diventa abilitante per tanti servizi, non soltanto per enjoy, ma anche perché è funzionale anche al mondo del business, perché è virale. Oggi grazie. Se mi permette, allora innanzitutto vorrei ringraziare l'amico e collega perché come ha detto quest'anno sono friends del premio. Certo, anche grazie. Perché l'anno scorso, se non erro, sono stati fra i vincitori. Quindi sì, non sì, siamo arrivati secondi, no. Siamo arrivati secondi e terzo per il premio web. Tu l'avevi detto, l'ho ricordato io. Ringrazio questa precisazione. A parte la battuta, la cosa importante è che questo ecosistema si autosostiene. Autosostiene significa che noi imprenditori non è che prendiamo soldi pubblici per organizzare questa, se non in minima parte qualche contributo che, come ricordava l'amico Peppe, forse tra il 10 e il 15%. Quindi è grazie ai nostri contributi, ai contributi degli sponsor, dei partner, dei friend, che si riesce a portare avanti questa iniziativa, e ci fa piacere che ex concorrenti si sono in qualche modo innamorati anche loro diciamo di questa iniziativa e continuano a sostenerla. Quindi volevo ringraziarti anche per questo. E anch'io voglio dire una cosa, perché a loro sono affezionati, in quanto ha cominciato un'app start con proprio col disegno della Socialmatic, diciamo, che è questa, che adesso esiste e funziona. E appunto adesso chiederemo a Gaetano di farci una foto e di farla girare, perché non c'è bisogno di spiegare come funziona, questa volta lo vedremo proprio funzionare. Danilo, intanto questo è il bello della diretta. Questo è il bello della diretta, infatti. No, ma è piacevole anche perché vuol dire che è una chiacchierata, insomma. Adesso facciamo una cosa, chiameremo direttamente il presidente De Nicola. Nicola, mi perdoni. Chiameremo direttamente il presidente De Nicola a farci una foto con la Socialmatic. Vi stanno stravolgendo
avvolgendo la diretta, per cui cerchiamo di ottimizzare i tempi. Intanto però ricordiamo che si possono votare i progetti fino alle 19.30 di domani, e mi raccomando l'hashtag, mi raccomando le app, l'hashtag premio BP15, e poi ecco il presidente Nicola.